Diventare grandi, Bernardo Mattarella, che è l'amministratore delegato di Invitalia, buon pomeriggio e benvenuto, e Pasquale Salzano, presidente di Simest. Buon pomeriggio. Grazie. Salzano. Allora, voglio partire con voi dando subito un dato che sostanzialmente è questo. Parto da lei, Mattarella. Il PNRR, noi per ora abbiamo preso 29,4 miliardi, ne abbiamo sostanzialmente, in base agli ultimi calcoli, spesi 15, quindi insomma un po' pochino, e questo forse è uno degli elementi, no, un po' deboli del sistema. E allora la domanda è questa: come diventare grandi se non si riescono intanto a mettere a terra e a spendere in modo efficiente tutti i soldi? Ricordo che la cosa importante è da Invitalia, se non ricordo male, passa il 25% del PNRR, quindi voi avete in questo caso anzi un ruolo di booster e di aiuto fondamentale. Sì, il numero più o meno è quello. Noi abbiamo, in un modo o nell'altro, passano da noi circa 65 miliardi del PNRR, di cui circa una ventina direttamente gestiti da noi sotto forma di incentivi alle imprese, sotto forma di investimenti attraverso Infratel per la banda larga. Noi abbiamo circa 5 miliardi per gli incentivi alle imprese, 7 miliardi per la banda larga, stiamo gestendo circa 7 miliardi di investimenti pubblici come centrale di committenza. Ed è molto importante quello che dice lei, cioè arrivare immediatamente alla spesa, nel modo più snello possibile alla spesa. In questo è importante sottolineare che i soldi del PNRR sono tanti, ma paragonati al PIL italiano non è questo enorme numero. Allora, il vero valore aggiunto è la legacy che questo sistema di procedure o questo sistema di approccio all'investimento pubblico e all'utilizzo dei fondi pubblici può lasciare anche per il futuro. Cioè noi nel nostro piccolo, diciamo, che tanto piccolo non è comunque, qualcosa in questo senso stiamo facendo. Noi siamo riusciti a gestire, attraverso appunto il nostro ruolo di centrale di committenza, centinaia di interventi attraverso il meccanismo degli accordi quadro, quindi un meccanismo per bandire gare per investimenti pubblici molto snello, cumulato per vari interventi, e che diciamo fa un quadro appunto dal nome, all'interno del quale poi a chiamata possono essere attivati dalle singole pubbliche amministrazioni gli interventi. È importante, e noi avremo, spero, sempre di più, ma già abbiamo un ruolo, anche la fase di monitoraggio dell'attuazione. Certo. Noi adesso, fino adesso abbiamo aggiudicato moltissimo, è importante continuare il nostro ruolo di sostegno soprattutto alle pubbliche amministrazioni più piccole, ai comuni, alle comunità, il nostro ruolo di appunto sostegno nel monitoraggio e nell'attuazione. Poi faremo anche un flash ovviamente sul nuovo piano industriale, perché è molto interessante, ci state lavorando e magari qualche notizia ce la potrà dare. Ma intanto andiamo da Salzano Simest per cercare di capire quali sono gli strumenti sostanzialmente che sono a disposizione delle aziende per l'internazionalizzazione e soprattutto dove, perché appunto in una fase caotica e di grande cambiamento come questo è fondamentale capire dove conviene di più investire. Sì, certo, come abbiamo sentito anche nella relazione di Ernst Young e anche nei relatori precedenti, ci troviamo in una fase completamente nuova, in una fase nella quale il sistema a cui eravamo abituati dopo la Seconda Guerra Mondiale ha subito una rottura dell'ordine, anche se ovviamente un ordine non completamente stabile, ma un ordine di regole riconosciute. La rottura di queste regole riconosciute ha portato anche a non sapere dove si stia andando, e da qui anche l'incertezza enorme delle nostre aziende che si trovano ad affrontare mercati internazionali.
In questo contesto si è parlato appunto di ridurre i campi di azione all'estero, di riduzione della globalizzazione, si è parlato di reshoring, si è parlato di regionalizzazione. Ecco, queste sono tutte realtà, perché anche le catene internazionali del valore, che erano sostanzialmente diffuse e senza problematiche da parte anche delle nostre aziende, ci si è trovato a dover invece ridurre e a reinventarsi. Questo contesto però comporta una duplice possibilità d'azione. La prima, quella che è poi il titolo del nostro dialogo, di diventare grandi rispetto al mantenersi piccoli. È chiaro che il diventare grandi significa anche individuare qual è l'ambito della grandezza. Sicuramente quello europeo. Noi abbiamo degli strumenti poco forse conosciuti per creare aziende che siano più idonee ad affrontare i mercati internazionali, ad esempio mi riferisco all'IPCEI, quindi progetti europei di interesse strategico. Dovrebbero essere conosciuti e studiati molto di più. Si tratta di finanziamenti importanti europei che possono quindi andare anche in deroga agli aiuti di Stato e costituire con un minimo di 4 paesi europei, quindi questo è importante, significa che si tratta veramente di un progetto veramente europeo, la possibilità per nostre aziende in ambiti strategici di poter diventare veramente grandi e competitivi. Io mi spingerei... in sostanza qualcuno, prego, giusto per capirci, i giovani imprenditori che sono qui, qualcuno viene da voi, bussa alla vostra porta, ha un progetto in testa? No, io mi sto riferendo in questo caso all'Europa, poi arrivo a... Esatto, sì. Qui stiamo parlando di strumenti europei, finanziamenti proprio dell'Europa. Che voi siete in grado appunto, certo, in questo caso, di intercettare, di capire e di trasferirli qui. Assolutamente, ma è chiaro che bisogna conoscere come utilizzare questi finanziamenti e questo, soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico, è il terminale di questi progetti di interesse strategico europeo, gli IPCEI per l'appunto, ma ecco, diciamo, non soltanto a livello europeo, ma bisogna anche guardare anche più oltre, perché quando parliamo di reshoring, quindi di paesi, per così dire, amici, in un contesto geopolitico sicuramente diverso da quello a cui eravamo abituati, ecco, non dobbiamo neanche limitarci ovviamente soltanto all'Europa, ma comunque ad ambiti di paesi like-minded, quindi sicuramente Stati Uniti, Canada, i paesi a noi più vicini. Comparativamente a questo approccio c'è anche da analizzare l'ipotesi se grandi è soltanto l'unica via d'uscita. Io penso che anche mantenersi piccoli sia una realtà da salvaguardare, soprattutto per le imprese italiane, ma il mantenersi piccoli significa anche mantenersi in maniera adeguata per poter affrontare i nuovi scenari, quindi con due elementi fondamentali, quello della formazione e dell'informazione, cioè rimanere piccoli e quindi piccoli in una misura tale da affrontare i mercati e le sfide internazionali non è oggi più sufficiente come era una volta quando i nostri imprenditori varcavano i confini nazionali e riuscivano veramente con tante qualità uniche ad aggredire e a vincere sui mercati internazionali. Oggi la formazione e l'informazione sono determinanti per non andare a sbattere proprio contro dei muri che si sono elevati sempre più efficacemente rispetto al passato. Ora ci torniamo, volevo tornare dal ministro Delgado di Invitalia, magari per qualche anticipazione rispetto, no, al nuovo piano industriale che state approntando. Che direzioni prenderà questo piano? Allora, per quello che possiamo dire, sì, ovviamente, ovviamente non posso dare tutte anticipazioni così, però è importante essere consapevoli di dove siamo. Intanto di cosa fa Invitalia? Invitalia sostiene le imprese attraverso la gestione di incentivi e sostiene la pubblica amministrazione negli investimenti pubblici e anche nella redazione della normativa di secondo livello. Diciamo. Poi, dove siamo oggi? Noi siamo in una situazione in cui il Paese sta vivendo uno shock dietro l'altro, dalla pandemia allo shock inflattivo che è iniziato prima della guerra e lo shock energetico successivo all'invasione. In questo periodo, dal nostro punto di osservazione, in particolare per quanto mi riguarda, prima da Mediocredito Centrale, infatti ce l'avamo visti qui, esatto, in un'altra veste, esatto, e anche da Invitalia, noi abbiamo visto che le imprenditrici e gli imprenditori in questo paese hanno resistito, stanno resistendo e continueranno a resistere, sì, cioè sono veramente la spina dorsale
del sono quelli, è la spina dorsale del paese. Noi noi dobbiamo in questa fase complicata di deglobalizzazione, visto, diciamo, visto lo scenario internazionale, avere questo, diciamo, questo obiettivo, il sostegno all'industria fondamentalmente. Noi dobbiamo, dobbiamo focalizzarci in maniera particolare nel sostegno all'industria, facendo nascere le nuove imprese, facendole crescere, sostenendo le imprese che vogliono investire di più e le imprese che, anche le imprese che hanno difficoltà. Questi saranno i cardini del, del, del nostro piano, senza dimenticare, cercando di rendere operativa, operativo un concetto, si parla tanto, ci sono termini talmente abusati che non significano quasi più niente, che vengono desemantizzati. Allora, la sostenibilità. Ecco, per noi la sostenibilità, soprattutto la sostenibilità sociale, in nel senso delle imprese, è per esempio Resto al Sud, cresci al Sud, che sono strumenti che aiutano le imprese a nascere o a crescere nel mezzogiorno e impedire ai giovani di, cioè impedire, e consentire ai giovani di non partire, di non andarsene dai territori. Questo è il, questi saranno, saranno, queste saranno le chiavi attraverso il sostegno a una nuova politica industriale che sia orientata in questo senso, garantendo un intervento pubblico, perché noi siamo un braccio pubblico di intervento nell'economia, che, come dico spesso, sia trasparente, limpido, ordinato, certo, e rigoroso. Qual è dal vostro osservatorio il maggior ostacolo, no, che stanno incontrando anche le imprese, al di là delle grandi questioni che abbiamo elencato, l'inflazione, il costo delle, delle materie prime, la crisi energetica? Diceva giustamente in un passaggio il Presidente Di Stefano, la Germania ha ampi margini per sostenere imprese e cittadini, ricordiamocelo sempre questo dato, un bazooka da 200 miliardi che scava un solco profondo di competitività tra industria tedesca e tutte le altre. Quindi sostanzialmente anche l'Europa adesso nei prossimi giorni, vista la notizia che vi ho letto poco fa, dovrà in qualche modo dare delle risposte a questo, perché altrimenti abbiamo una competizione non soltanto, abbiamo una questione interna, no? Interna all'Europa. Ecco, tutto questo ovviamente pesa, ma c'è qualcos'altro secondo lei che frena un po' il, la capacità di crescita delle imprese? Lei giustamente diceva, questi problemi non li abbiamo riscontrati oggi, cioè un po' che ragioniamo anche sul fatto che le imprese italiane sono piccole, che può essere una ricchezza, ma dall'altra una, anche una debolezza se si vede il contesto europeo. Allora, ci sono sicuramente problemi nella, nella gestione della crescita delle imprese italiane, che sono sia lo devo dire con totale sincerità, sia problemi strutturali, sia problemi, diciamo, di contesto, sia una certa tendenza anche alla, allo scetticismo da parte delle imprese, e nell'aprirsi, nell'essere maggiormente, diciamo, attrattive per l'investimento, per gli investimenti. Noi abbiamo, con la nostra esperienza precedente di Mercato Centrale, per esempio, abbiamo riscontrato che offrire strumenti trasparenti e leggibili, tipo per esempio l'accesso alla garanzia pubblica per l'emissione di mini bond da far sottoscrivere a investitori istituzionali, che garantisce trasparenza al, a chi lo sottoscrive e quindi consente al, rende necessario per l'impresa anche aprirsi al a nuovi investitori, aprire il patrimonio delle proprie conoscenze ai nuovi imprenditori, quando sono ben raccontati vengono capiti e vengono ben recepiti. Nel 2020, grazie al programma che abbiamo gestito in collaborazione con la Regione Campania, nel 2020 la Regione italiana in cui sono stati emessi il maggior, 2021, in cui sono stati emessi il maggior numero di mini bond è stata la Campania, più della Lombardia e più del Veneto. Domani diventerà allora uno dei, sicuramente uno degli spunti di cui ragioneremo con De Luca. Però anche a lei volevo porre, dal suo osservatorio che è orientato all'internazionalizzazione delle imprese, esattamente questo tema di quali sono i limiti, esattamente, al di là dello scenario, che conosciamo. Siamo partiti appunto dagli strumenti europei, ora appunto
questi limiti possono essere anche superati da quella che nella premessa che leggevo anche qui al convegno è definita come l'alleanza del pubblico e del privato, che è fondamentale, veramente molto molto importante, un tema chiave. In che modo noi possiamo aiutarli? Possiamo aiutare queste imprese, quindi, come ho citato prima, partendo da progetti europei, ma poi con anche due strumenti in particolare, strumenti di finanza agevolata che le nostre imprese utilizzano tantissimo. Siamo arrivati in questi due anni a 16.000 imprese italiane che hanno ricevuto circa 8 miliardi di finanza agevolata da parte di Simest, quindi numeri molto, molto importanti. Ultimissime strumento, proprio quello delle imprese che hanno subito danni dai territori dell'Ucraina, della Russia, con la possibilità di ottenere fino al 40% fondo perduto e la restituzione a tasso zero della finanza, ma anche l'ingresso nel capitale di queste imprese che poi vogliono andare. Un'ultima importante, nuovissima misura è quella dell'aiuto alle start-up innovative che possano internazionalizzarsi. Saranno allocati circa 200 miliardi per le start-up e le piccole e medie imprese innovative, d'intesa con il CDP Venture Capital, che appunto in coordinamento con Simest sosterrà queste imprese, e quindi questa sarà un'ulteriore misura che consentirà alle imprese di superare questa fase particolarmente complessa. Io prima di chiudere ho una domanda che può sembrare apparentemente molto politica, ma in realtà non lo è, ed è questa: mai come in questa fase il ruolo del pubblico torna ad essere determinante? Noi abbiamo passato una fase in cui appunto si diceva lasciamo fare tutto semplicemente al mercato, gli anni del blairismo, insomma, se vogliamo prendere come dire un periodo, e da un po' di tempo a questa parte invece si ritorna giustamente a un uso consapevole delle risorse pubbliche, ma anche di una guida pubblica. E allora ne abbiamo parlato prima con il CEO di Leonardo, voglio girare questa brevissima considerazione a due operatori che diciamo sono due grandi strumenti pubblici a disposizione del privato, no? E quindi ragionare su quello che è proprio il vostro ruolo operativo da questo punto. C'è un ritorno della preminenza del pubblico anche nella guida, nell'orientare, come dire, i processi economici, secondo voi? Beh, la definizione della politica industriale è sicuramente un elemento fondamentale per orientare la crescita del paese, la crescita del tessuto imprenditoriale. Però lei ha utilizzato un termine molto corretto: noi siamo a disposizione. Questo è quello che noi dobbiamo sempre tenere presente quando operiamo. Noi non dobbiamo essere autoreferenziali, noi dobbiamo essere assolutamente a disposizione degli utenti, cioè dei beneficiari e di chi poi alla fine rischia in proprio per la propria impresa. Sì, io la guarderei anche dal punto di vista della salvaguardia delle regole, perché soprattutto a livello europeo, ho citato prima i 200 miliardi, sì, della Germania, ecco, anche quello può essere visto come un aggiramento di fatto un aiuto di Stato. Cioè, possiamo dirlo quindi tranquillamente. In questo caso è chiaro che salvaguardare a livello europeo le regole che vedono i nostri paesi, le nostre aziende unite per poter crescere insieme è fondamentale. Quindi è chiaro che questo la singola impresa, il singolo imprenditore non può garantirlo, e qui il ruolo dello Stato è particolarmente importante, quindi la salvaguardia della competitività del nostro sistema anche a livello europeo e far valere questo sui tavoli europei. Perché parliamoci chiaro, se noi avessimo avuto quelle risorse probabilmente avremmo giustamente, credo, fatto la stessa cosa, cioè difeso l'interesse nazionale in certo, questo caso. Certo, si tratta infatti di solidarietà europea, perché non necessariamente si devono guardare soltanto alle regole in maniera astratta, ma in maniera anche concreta. In questo caso si tratta di misure di solidarietà europea, e quindi come la pandemia aveva visto un intervento orizzontale, perché la pandemia aveva colpito tutti i paesi a livello orizzontale, purtroppo la crisi energetica non colpisce a livello orizzontale, ma in maniera molto diversa i vari stati. Quindi è qui che si vedrà la capacità dell'Europa di venire incontro ai singoli paesi. Grazie a Mattarella e Salzano.